Sembra proprio che il centrodestra unito vinca. Ma certamente, seppur stamattina timidamente guardavo i risultati, ovviamente uno aspetta sempre un po' prima di esprimersi, ma i numeri adesso cominciano ad essere numeri abbastanza importanti, quasi definitivi, ci danno un risultato importante per il centrodestra e per Musumeci. Noto con grande dispiacere che la prima coalizione in Sicilia è quella dell'astensionismo e su questo dato, quasi il 50% di astensione, dobbiamo lavorare perché è chiaro che è un risultato abnorme, è un risultato che bisognerà recuperare nei prossimi mesi con lavoro importante. Ci aspetta, devo dire, un'impresa titanica perché 5 anni di governo Crocetta sono stati un disastro in tutti i settori economico-finanziari e produttivi del tessuto proprio della regione, e noi dobbiamo adesso cominciare a rimboccarci le maniche e dare risultati concreti perché la gente non aspetta altro che questo. A proposito di dati, è altrettanto certo che il Movimento 5 Stelle sia il primo partito. Come governerete? Ma il primo partito, sì, certamente i dati che leggo in questo momento sono intorno al 25-26%. Il dato del Presidente è un dato sfalsato rispetto a quello del partito perché è evidente che c'è stato un voto disgiunto anche per Cancelleri, quindi poi bisognerà vedere quanti seggi avranno, quali saranno i numeri reali che comporranno la maggioranza. Certo sarà una legislatura difficile, ma questo non vorrà dire che se non ci si saprà organizzare non si potrà fare bene. Ma l'importante è, lo ripeto ancora una volta, dare la possibilità ai siciliani di avere un governo che possa realmente fare le cose. Altrettanto vero è che Forza Italia in poco tempo, come ha sottolineato Gianfranco Miccichè ieri, ha ricostituito un partito. Ma io onestamente devo dire, questo è sotto gli occhi di tutti, è da quasi 2 anni che lavoriamo insieme per la ricostruzione del partito, così come tanti altri dei nostri colleghi che ci hanno aiutato in giro per la Sicilia, nelle altre province. Eravamo un partito ridotto quasi all'8%, adesso i risultati o le previsioni ci danno tra il 14 e il 16%. Credo che avere raggiunto un risultato in così breve tempo sia il frutto di un lavoro importante, un lavoro che ha iniziato Gianfranco Miccichè, che abbiamo continuato insieme e che oggi ci porta a un risultato importante per tornare a governare la Sicilia.